tutti i numeri che abbiamo sono in tendenza al rialzo e abbiamo superato praticamente già i numeri del 2019, che era l'epoca pre-Covid che noi prendevamo come punto di riferimento massimo. I flussi turistici che interessano il parco e il castello di Miramare sono lusinghieri, al punto di poter già guardare a numeri record per l'anno 2023. La direttrice Andreina Contessa mantiene un atteggiamento cauto nel guardare alla stagione estiva, ma trasmette ugualmente la soddisfazione per il lavoro svolto e i risultati ottenuti sin qui. L'importante è riuscire a differenziare l'offerta, dice. L'apertura alle visite delle cucine è un ulteriore tassello di interesse per i turisti. Turisti che, afferma la direttrice, provengono da tutto il mondo, dai più consueti centro e nord Europa ai meno soliti l'ovest del continente. Io prevedo che ci saranno dei grossi afflussi. Proprio per questo è importante anche variare l'offerta che noi diamo al pubblico, consentendo anche di svicolare un po' anche il pubblico su altri itinerari e su altre zone del parco che non sono quelle normalmente conosciute e visitate. Sento parlare molte lingue girando semplicemente nel parco e questo mi fa molto piacere. Spero che anche il lavoro che stiamo facendo anche di comunicazione ci porti anche più un turismo anche dall'ovest dell'Europa, quindi dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Spagna, eccetera. Da lì non ne viene tantissimo, il nostro turismo è più dal nord e dall'est. Infine l'ipotesi del biglietto d'ingresso al parco, ancora nulla di definito, solo la conferma che si sta ragionando in tal senso. Stiamo lavorando su quest'idea, ma non è una cosa che si può fare così in breve tempo. Stiamo valutando alcune possibilità e alcune soluzioni, certo con questi afflussi, ma anche con i costi di manutenzione del parco è un'idea che dobbiamo considerare. Credo che ormai quasi tutti i posti turistici, inclusi i parchi, sono sempre a pagamento, anche perché praticamente nessuna amministrazione può sussistere con un costo così alto di manutenzione. Voi vedete che il parco è bello, tutto questo ha un costo e io credo che sia anche utile e anche, come dire, civicamente importante chiedere a ciascuno un contributo anche piccolo per mantenere questa bellezza che abbiamo recuperato.